Bentrovati a tutti, salve, benvenuti. Meditare sul Vangelo di Giovanni non è soltanto meditare su Gesù, sul Cristo. In realtà è incontrare la presenza di Dio dentro di noi. Non è un aspetto chiesastico, è l'incontro con Lio, superiore ecco, in noi. In noi vi è una parte di Dio, che noi chiamiamo Io, che ancora non sappiamo. Che in realtà questo io è della stessa natura di Dio, che si è presentata all'interno dell'umanità gradatamente. Non è che all'improvviso o da sempre l'uomo si sentiva un io come ci sentiamo ora, no. Questo processo è avvenuto con la venuta del Cristo. Il Cristo ha portato questa opportunità di sapere di essere e soprattutto di potersi domandare chi siamo. Quindi tutto il Vangelo di Giovanni ci racconta questo processo che nell'uomo è accaduto nei millenni, e affinché lui potesse diventare un essere consapevole e responsabile, perché noi siamo chiamati a diventare sempre più responsabili, più consapevoli di essere un io, di avere un io di natura divina. Questo io di natura divina ci chiede dei doveri, che non sono dei doveri, sono dei diritti, sono anzi ciò verso cui noi maggiormente sentiamo nostalgia. E abbiamo dimenticanza totale di questi, ma li riacquisiremo. Andiamo a leggere il commento di oggi. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: Tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo: Io non sono il Cristo. e Essi gli domandarono: Ma chi sei dunque? Sei Elia? E gli rispose: Non lo sono. Sei tu il profeta? E gli rispose no. Essi dunque gli dissero: Ma chi sei? affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? E gli disse: Io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Quelli che erano stati mandati da Lui erano del gruppo dei farisei, e gli domandarono. Perché dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo, Io battezzo in acqua. Tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Come vi dicevo, questi passi eh, sono passi del mistero dell'io. Cerchiamo adesso di entrare in un aspetto nuovo, anche se l'abbiamo anticipato, che è quello di identificare il nostro io con il Cristo. Quindi Giovanni Battista, i farisei, i sadducei, tutti coloro che adesso compareranno da questo momento in avanti, non sono qualcosa di esterno. Io non dico che queste persone non siano accadute e vissute realmente, certo, ma è anche un processo interiore. Tutto quello che adesso viene raccontato accade in noi. C'è un Giovanni Battista in noi che si accorge di avere un io, c'è un Sadduceo, un Fariseo che ci accusa, che ci prende in giro, che è uno spirito di contraddizione, c'è il malato, c'è il paralitico, c'è il cieco, sono tutte parti di noi. Ricordiamoci che adesso diventa un documento introspettivo, entriamo dentro di noi. Vediamo un attimo il primo passo. Tu chi sei? Gli chiedono i Parisei. I Parisei sarebbero la parte che in noi in qualche modo vuole sapere e vuole anche ingannarci, ci vuole anche eh, depistare. Ed ecco che Giovanni risponde e non nega: Io non sono il Cristo. Perché lui sa di non essere l'io, sa di essere soltanto uno strumento, sa che sta manifestandosi in lui, è di essere un portatore dell'io, ma lui non è l'io, cioè Giovanni non è l'io. C'è differenza fra l'essere l'io e l'essere un uomo. Anche noi ci diciamo io sempre, ma non diciamo io alla nostra vera autorità spirituale, non siamo i nostri veri esseri divini, diciamo io a qualcos'altro. Ed essi gli domandarono, ma chi sei dunque? Sei Elia? Scusate che non si vede. Sei Elia? Egli rispose, non lo sono. Sei il profeta? E rispose no. Perché gli fanno questa domanda? Perché nelle scritture, adesso non tutti sono tenuti a, a leggere la Bibbia, ecco, si diceva che quando sarebbe venuto il Messia, cioè coloro che gli ebrei aspettavano e aspettano ancora, sarebbe tornato dal mondo dei morti Elia, il profeta Elia vissuto circa mille anni prima della venuta del Cristo, che avrebbe annunciato e riconosciuto il Cristo. E dice, no, io non sono Elia, sei il profeta? Il profeta è sempre Elia, è colui che ha detto che sarebbe venuto. E lui dice, no, perché questo no? Perché Giovanni Battista, sì, noi dai Vangeli sappiamo che è la reincarnazione di Elia, lo dice il Cristo stesso, più avanti incontreremo un passo in cui Cristo dice, se non l'avete riconosciuto, ma colui che mi ha battezzato era Elia e quindi Battista è Elia, però Giovanni Battista non lo sa di essere la reincarnazione di Elia, no, perché nella condizione particolare in cui lui si è posto non deve ricordare, deve vivere una vita sola, deve occuparsi di riconoscere in se stesso l'esistenza di un io. E questa è la sua missione. Annunciare la lieta novella significa ho scoperto in me che esiste un io, che non è un io solito, è un io divino. Quindi io non sono più l'io, non sono l'io. L'io è sopra di me, deve ancora venire e voi non lo conoscete. Io comincio a sentirlo, ma voi non lo conoscete ancora. Andiamo a vedere cosa succede dopo. Io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Pensate, Giovanni Battista dice, io sento in me una voce che grida nella solitudine. Io sono, io mi sento... Che non sono più collegato con lo spirito di popolo, con i miei avi, come siete voi che voi invece vi, eh, vi identificate con tutto il vostro passato. Io no, io sono solo dentro di me, ci sono solo io. Ma cos'è questa cosa che mi fa sentire solo, abbandonato? E lui dice: come ha detto il profeta Isia, dobbiamo cercare di raddrizzarci e di metterci in, in direzione di riscoprire la nostra. Raddrizzare la via del Signore significa allinearsi verticalmente per assumere la postura dell'Io, di uno che presiede se stesso e si mette in contatto diretto con la realtà. Raddrizzarsi vuol dire avere la verticalità. Questo è ciò che dice Giovanni. Scusate. E gli domandarono, ma perché dunque battezzi? Se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta, gli chiedono i farisei. Giovanni rispose loro dicendo, io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Ovviamente loro dicono, ma scusa, ma perché compi un atto che è riservato soltanto ai profeti? Perché battezzi? No? Se non sei né Cristo, né Elia, né il Profeta. E Giovanni risponde dicendo: Io utilizzo un metodo di battezzo usando l'acqua. Questo mezzo mi aiuta per fare in modo che, di poter testimoniare ai miei discepoli quello che io sperimento. Io allento il loro corpo eterico immergendoli nell'acqua e posso far emergere in loro, tenendoli immersi in un modo particolare la consapevolezza che io stesso ho scoperto in me. Sì, loro dentro l'acqua, attraverso una speciale procedura che ha a che fare con qualcosa anche di drastico, eh, quasi un soffocamento, strappo da loro un attimo la loro anima e in loro entra questa presenza, loro si sentono un io. Io faccio questo, li battezzo in questo modo, ecco. Ma tra di voi... Entro di voi c'è qualcosa che voi non conoscete, che i miei discepoli possono conoscere attraverso l'acqua. Voi non riuscirete a conoscere quella parte di voi che è l'io che io sto sperimentando nella mia grande solitudine, perché costui che viene dopo di me e verrà, sempre nell'umanità sempre più persone sapranno di essere di avere un io è talmente alto in cui io non sono degno neppure di sciogliere il legaccio dei calzari, perché è una parte di Dio, è enormemente grande, è un universo, è Dio in me. Ecco, spero che questa meditazione sia stata interessante anche per voi, io vi rimando a, alla prossimo incontro e buona meditazione, a presto. Carle, bentrovati! Questo è il nostro incontro del 20 marzo sulle meditazioni eh, del Vangelo di Giovanni. E questa sera ci occupiamo di un tema che personalmente mi ha coinvolto e mi ha dato eh, molto da lavorare ecco, negli anni passati. Si tratta appunto delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci all'interno diciamo della, del Vangelo, no? E, interessante perché in questo ambito si si tratta dell'azione delle gerarchie nei confronti dell'uomo e il Cristo come datore di vita, diciamo, come colui che è principio di vita, ecco. e Il Vangelo ci dice che dopo la morte di Giovanni Battista Gesù si reca sulle rive del Giordano, dove prima appunto, operava Giovanni Battista, ecco. E il Vangelo dice: Egli vide una gran folla e ne ebbe compassione perché erano come pecore senza il pastore cominciò allora a insegnare loro molte cose. Ecco, chi erano questi discepoli? Probabilmente erano i discepoli di colui che era appena stato ucciso, quindi Giovanni Battista. Quindi, in realtà, lui eredita in qualche modo i discepoli di, era, di Giovanni Battista. Molti diventeranno suoi discepoli. Ecco. In realtà, noi adesso stiamo lavorando sul Vangelo di Giovanni, ma per poter... Comprendere pienamente il senso di questo Vangelo, noi dobbiamo prendere anche altre moltiplicazioni che sono state narrate negli altri Vangeli. Perché altre? Perché non sono le stesse. Infatti, eh, da un lato si parla di una moltiplicazione eh, in cui ci sono sette pani, e dall'altra invece ci sono cinque pani, due pesci, e poi ci sono 5.000 uomini e 4.000 uomini. E vedrete che non è proprio la stessa cosa, anzi, devono essere integrate. e Gli Apostoli ci parlano proprio di due realtà diverse. Ecco. In ogni caso, prima di poter introdurre questa vicenda della moltiplicazione dei pani. Che ci sarà, ci sarà. Non dico che ci sarà pesante, però sarà anzi, sarà grandiosa. Ecco. Proprio perché è grandiosa. Serve una grande forza per poterla accogliere. Ecco. Ecco, noi dobbiamo prendere eh, spunto sul fatto che la moltiplicazione dei pani e dei pesci che vengono effettuate, appunto, eh, non bisogna solo considerare da un punto di vista allegorico e simbolico, eh, c'è qualcosa che ha a che fare sia con qualcosa che avvenne realmente. Eh, proprio come fatto si potrebbe dire magico ecco, di moltiplicazione ma soprattutto viene indicato come fatto allegorico simbolico spirituale ecco questi pani moltiplicati divisi e dati in cibo alla folla sono pani spirituali sono cibo celeste che scende dal cielo che vuol dire noi troviamo a volte che il cristo è nominato appunto poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Lui stesso si definisce come pane. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Voi sapete benissimo che nell'ultima cena lui stesso dice: Questo è il mio corpo, mangiatene tutti. Ecco. Quindi, che cos'è questo pane? Perché il Cristo si definisce pane? In realtà questo pane eh, di cui appunto si parla sono le forze di vita cosmica attraverso cui viene vivificato il mondo. Ecco, non è che è tanto semplice da immaginare, però questa moltiplicazione ci dice il Cristo come datore di vita attraverso le gerarchie, perché non è il Cristo che opera direttamente, ma opera attraverso l'aiuto di 12 gerarchie, può donare all'uomo la vita dello spirito, la vita dell'anima e anche la vita del corpo. Non pensate che sia soltanto un fatto spirituale e che è impalpabile. No, qui dobbiamo indagare, intendere i Vangeli in modo proprio prettamente dogmatico, da un certo punto di vista dogmatico, nel senso di vista esoterico. Ecco, i discepoli dopo la resurrezione di Cristo e a conven eh, convenere insieme che dovevano raccontare delle vicende però secondo il loro risvolto spirituale. Ecco. Il corpo fisico umano, dobbiamo pensare, non si edifica soltanto dall'assimilazione delle sostanze contenute nel pane, nel cibo. La materia, la sostanza fisica contenuta nel cibo, è soltanto un agente intermediario che richiama le forze eteriche cosmiche entro la corporeità umana. Quindi questo pane di vita, vedete che è qualcosa che serve per nutrirci. Noi potremmo dire eh, che il pane, cioè il cibo, eh, potremmo dire non arriva a noi soltanto fatto di proteine vitamine carboidrati e grassi eh, che noi inseriamo nella bocca ma attraverso i processi di combustione di distruzione delle sostanze fisiche che si realizza appunto questa ricezione cosa vuol dire che in realtà noi mettiamo dentro di noi delle sostanze ma il nutrimento non proviene dalle sostanze in se stesse ma proviene da forze cosmiche che vengono attratte attraverso la sostanza. Noi possiamo nutrirci del grano, del farro, dell'insalata, dell di tutto ciò che mangiamo, perché in realtà quello serve da recettore per richiamare le forze cosmiche. Voi sapete che ci sono individui che mangiano anche soltanto, dicono che non mangiano, che vivono soltanto di Eucarestia. Questi individui sono capaci, sicuramente non sono grassi, ma sono capaci di attrarre dal cosmo delle forze che sono le forze della vita del sole. Quindi, riescono lo stesso ad alimentarsi attraverso un minimo, attraverso diciamo una base fisica infinitesimale, perché il resto lo prendono appunto dal cosmo. Ci sono punti mistici, se ricordate che fanno questo tipo di lavoro. Ecco. Questo è una, sono altri passi, io sono il pane della vita, ecco. Dunque, adesso entriamo invece, dopo che abbiamo in qualche modo illustrato che questo pane di cui si parlerà adesso non è solo un pane spirituale, ma è anche fisico, dobbiamo cercare di pensare e, e di capire bene. Dunque, quello che ci viene illustrato, queste due moltiplicazioni, perché vedremo, sono due moltiplicazioni, una... Che, mh, enunciata da Giovanni, ma anche dagli altri: da Matteo, da Marco e da Luca eh, trattano praticamente del lavoro di nutrimento fisico e spirituale delle gerarchie verso l'uomo in un periodo che va eh, più o meno alla fine di Atlantide, quindi nel 9827 a.C., sino a un periodo futuro che si concluderà nel 16533 d.C. Quindi è eh, un lasso di tempo di 25.920 anni questo lasso di tempo ha a che fare con potremmo dire ehm, l'anno platonico è il tempo in cui il sole impiega per girare intorno allo zodiaco per passare davanti a tutti i segni nella cintura zodiacale il sole impiega 25.920 anni e noi dobbiamo pensare che mh, esistono delle fasi terrestri che eh, vengono stimolate dall'azione di queste costellazioni. Quando il Sole si muove e va davanti a una costellazione, è diverso che sia davanti alla riete o che sia davanti all'acquario. A seconda del periodo storico, perché questi, eh, questi movimenti durano millenni, abbiamo visto, l'uomo si nutre. Viene influenzato da forze diverse. Ecco, questa influenza è un tipo di nutrimento diverso che proviene da una costellazione. Cerco di spiegarvi meglio. Ecco. Noi potremmo dire che il pane, un pane eh, evangelico, è la forza di una data gerarchia. In cui il Sole si trova davanti in quel dato periodo, che viene inviata verso la Terra per nutrire l'evoluzione umana. In genere per un, per, viene calcolato per un periodo sì, di 25.920 anni, ma suddiviso in sottoere che durano 2.160 anni. Adesso vi farò vedere, cioè, come se ci fossero delle civiltà che vengono fondate, che sono quella indiana, quella persiana, quella egizia, quella romana, che durano 2.102 millenni in cui in realtà risentono e sono tali per il fatto che risentono dell'influenza di una data costellazione. Adesso vi faccio vedere meglio questo schema, non so se riuscite a vederlo perché è un po' qui si vede praticamente eh, che nella settima era atlantica, quindi nel 9387 a.C., inizia questa parte eh, che è l'anno platonico. Ecco perché ho dimenticato di dirvi... Perché proprio questo periodo storico? Perché in realtà è il periodo in cui la Terra rimane massimamente solida. Prima la Terra non era così solida, si è come densificata piano piano e comincia a essere solida effettivamente come ora, e anche noi cominciamo a essere fatti come siamo, appunto. Soltanto 9.885 anni prima di Cristo, 9.387 anni. E. Saremo fisici fino al 16.533, da quel momento in poi cominceremo a essere meno fisici, cioè l'essere umano si incarnerà in corpi che non saranno densi come questi. Quindi, 25.920 anni è il periodo in cui l'umanità attraverserà la fisicità. Ecco, se vedete questo schema che ho fatto la ragna. Un po' eh, non fatto benissimo, però si capisce bene. Voi vedete che è suddivisa in tante ere: abbiamo l'era polare, iperborea, lemurica, atlantica, sono ovviamente eh, date, date ipotetiche. E poi ci sono, come vedete, l'era, questa fascia delle sette lettere, in cui abbiamo India, Persia, Egitto, Grecia, anglo-germanica, slava, americana. Poi abbiamo un altro spicchio che si chiama Sette suggelli, Sette trombe, e poi avanti ancora Giove. Questa è un po' la panoramica dell'evoluzione planetaria che insegno eh, nella, nelle docenze quando parlo dell'evoluzione cosmica. Ecco. ecco, questo che adesso noi eh, dobbiamo contemplare, cioè questo 7 più 5 fa 12. Sono 12 ere. Attraverso cui noi dobbiamo sperimentare quello che è l'influenza delle costellazioni. Sono 12 come le costellazioni e ci saranno, ci sono state, ci saranno 12 costellazioni che ci influenzano nel modo di vivere. 5 ci hanno già influenzato, poi ce ne saranno 7 fino verso il futuro che continueranno a influenzarci. Vediamo un attimo nei particolari. Prima di tutto vediamo che ci sono delle costellazioni notturne e delle costellazioni diurne conosce l'astrologia, sa che pesce, acquario, eh, capricorno, sagittario, scorpione sono le costellazioni occulte che vediamo soprattutto appunto di notte. Invece le altre, tutte le altre che vediamo raffigurate qua, sono quelle che non vediamo di giorno, ma si potrebbero vedere se ci fosse buio, ecco. Ecco, perché vi dico così? Perché si tratta proprio di cinque costellazioni diurne e cinque notturne. E... Una cosa che voglio dirvi prima di entrare in merito è che in una, in una, diciamo, nella prima parte eh, ci sono 5 pani, 5 costellazioni che agiscono su 5.000 uomini, e invece in un'altra moltiplicazione si parla di 7 pani che vengono dati a 4.000 uomini. Perché 5.000 e 4.000? 5 e 7 l'abbiamo visto. 5 sono le prime 5 fasi storiche. 5 epoche, 5 costellazioni e 7 sono quelle future. 5.000 uomini sono gli uomini del passato, vedete che ha questo simbolo del pentagramma che riguarda il corpo eterico. Sono individui che vivevano più nel corpo eterico, quindi nel passato, individui antichi che erano più predisposti alla chioreveggenza. Invece i 4.000 rappresentano l'uomo del 4 perché simbolizza l'uomo di, eh, attuale, diciamo, l'uomo dotato soltanto di intelletto. Il 5 rappresenta il corpo eterico, il 4 il corpo fisico. Quindi 5.000 e 4.000. Ecco, adesso vediamo di entrare un attimo qua in questo. Io vi ho fatto uno schema in cui si vedono, vedete pane del leone, pane del cancro, pane dei gemelli, no? E ci sono eh, varie vari legami, ecco, poi dopo le vedremo nel dettaglio. Questa è tutta il, la panoramica, vedete, la seconda moltiplicazione, che è prima, e la prima che è invece dall'altra parte. Eh, perdonatemi se sembra una contraddizione, ma è per spiegare meglio. Vedete che c'è 9387 all'inizio, pane del leone, e alla fine pane della Vergine, 1437 d.C. Ecco, la seconda moltiplicazione dei pani, in cui abbiamo 5 pani, e 5.000 uomini ha a che fare con le cinque epoche passate quindi noi adesso vedremo che avremo a che fare con eh, l'era di atlantide l'era indiana l'era paleo persiana l'era paleo egiziana e l'era greco romana vedete Vi faccio rivedere vedete che il Pane del leone è l'era di Irlandide, il pane del cancro è l'era indiana, il pane dei gemelli è l'epoca paleo-persiana, il pane del tore è l'epoca egizia e il pane invece legato all'ariete è l'epoca greco-romana in cui accade il mistero del Golgota, in cui il Cristo viene sulla terra. Vedete? Ecco, la, seconda, la prima moltiplicazione invece si rivolge verso il futuro, comincia dai pesci fino a arrivare alla vergine sapete che vengono dati anche dei pesci il motivo è questo perché in realtà i pesci stanno in mezzo alla suddivisione fra le costellazioni che operano di notte le costellazioni notturne e le costellazioni diurne quindi è per quello che si parla di panni e di pesci Voi vedete che la moltiplicazione del futuro comincia dal 1413 e va avanti fino a arrivare oltre adesso vediamo un attimo Qual è? Eh, noi abbiamo già visto che questa sono è la prima moltiplicazione. La seconda moltiplicazione parte dai pesci, l'epoca attuale. Noi non siamo nell'epoca dell'acquario, magari ci entreremo soltanto nel 3500, noi siamo nell'epoca dei pesci secondo l'occultismo. Quello diciamo della scienza esoterica. Ecco. Ecco, diciamo questa è l'epoca attuale, e poi ci sarà l'epoca slava, l'epoca americana. E a questo punto ci sarà un salto che viene chiamato le quattro future epoche dei sette suggelli. Uno, due, tre, quattro suggelli. Quattro suggelli. E sono tutte legate a una costellazione. Vedete? Quindi se torniamo indietro, eh, noi vediamo che ci viene raccontato il passato evolutivo della Terra, il nutrimento che le gerarchie hanno dato all'uomo del passato l'uomo che era veggente l'uomo che era vicino ancora al mondo spirituale e poi abbiamo l'azione delle nuove costellazioni dai pesci fino a andare alla vergine che ci daranno il futuro ecco questo è nutrimento fisico nutrimento animico e nutrimento anche spirituale non è che noi siamo soltanto fatti di, di corpo no dunque noi potremmo dire anche eh, che Qual è il legame fra le gerarchie e il Cristo? Noi abbiamo detto che il Cristo è il creatore del mondo, è il cosiddetto Logos, è colui che in qualche modo ci eh, dà la vita. E la vita di solito viene sempre come contemplata, come il mistero del suono, della parola creatrice, ecco. Quindi potremmo anche eh, vedere in un senso musicale questo aspetto, cioè i cinque pani sono i cinque toni musicali provenienti da cinque direzioni zodiacali. Gli altri sette pani sono sette toni appartenenti a altre direzioni cosmiche. Quindi si tratta di una scala cromatica composta da 12 semitoni. Se vedete qua sotto, potete vedere che cominciamo dal Mi, La, Re, Sol, Do, poi andiamo al Fa. La diedis, re diedes, o diedes, do diedes, fa diedis, e sì. E qui abbiamo tutta la scala posta secondo determinati intervalli. In questo caso sono intervalli di quarta, ecco. Quindi è come se tutta questa azione sarebbe il suono, diciamo, delle gerarchie attraverso la parola, il verbo, il logos di Cristo che viene a nutrirci. Questo è il pane che è sceso dal cielo, il pane che scenderà e che sta scendendo dal cielo. Una cosa che mi piace dire, è, adesso lasciamo perdere, è anche dire cercare di immedesimarsi e immaginarsi quale fosse la voce e il tono di voce del Cristo quando insegnava, quando parlava con i discepoli, qual era il tono di voce? Pensate che si dice che questo tono di voce fu come. Riservato a coloro che poi andarono in giro nel mondo a parlare, della, diciamo, con la parola, a rendere pubblica la parola del Vangelo. Si insegnava e si cercava di imitare il tono di voce del Cristo e questo era motivo di, di fascino, diciamo, di, di poter penetrare appunto nel cuore diciamo, dell'altro individuo. Ecco. Una cosa che voglio dire a compimento di quello che stiamo dicendo è scusatemi se fosse stata un po' intensa questa nostra lezione, ma l'esoterismo purtroppo non, non l'ho inventato io. L'esoterismo è qualcosa che chiede una forza di volontà notevole. Vi ringrazio per essere stati così capaci, di, tenacemente di seguirmi. Sapete che il Cristo dice: se uno mangia, diciamo, questo che vi dirò è un parallelismo sempre legato al pane per integrarlo. Se uno mangia di questo pane e sangue, vivrà in eterno. Di solito ci si riferisce, di solito, all'eucaristia. Invece in realtà qui adesso parliamo della possibilità di diventare eterni, attraverso la possibilità di mangiare questo pane, ma di che pane stiamo parlando? Vedete che eh, ho preso una frase che dice, in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Qui non si riferisce soltanto all'Eucaristia, all perché non è una frase che dice durante l'ultima cena, lo dice in un altro momento, forse prima dell'ultima cena. Ecco. Io in questo modo vi volevo come illustrare la pozione dell'immortalità. Ecco. ecco. Mangiare il corpo, cosa vuol dire? Vuol dire dedicarsi a una disciplina esoterica che ci permette di uscire fuori dal sistema dei nervi e dei sensi. Quando io esco fuori dal corpo, si dice no, esco fuori dal corpo, in realtà non percepisco, non utilizzo più né i sensi né il sistema nervoso. Quindi mi trovo in una condizione in cui la mia anima è cosciente, ma non fa più leva, non appoggia più sul sistema neurosensoriale, ma appoggia su un altro elemento. Quindi non è più il corpo, potremmo dire appoggia sul suo corpo eterico. Ecco. Quando invece beviamo il sangue è come se realizziamo in noi lo stato di presenza dell'Io superiore, cioè sperimentare la coscienza che c'è nel sangue in qualche modo è vivere l'esperienza dell'ispirazione, cioè io posso svuotarmi dei miei contenuti e riempirmi dei contenuti spirituali. Mangiare il pane quindi ha a che fare con la coscienza eterica, lo sperimentarmi dentro il corpo eterico, quindi la coscienza immaginativa. Bere il vino invece sperimentarmi dentro il corpo astrale, che è invece quella che noi chiamiamo l'ispirazione. Ecco. Non so, posso immaginare che è qualcosa che eh, non possiamo spiegare online, ma è qualcosa che nella scienza dello spirito viene tracciata nei testi come l'iniziazione. Come scienza occulta, la conoscenza dei mondi spirituali ed è la possibilità di percepire fuori dal corpo attraverso delle modalità che vengono illustrate con degli esercizi particolari. Se ci sarà occasione, ci sarà interesse, potremo fare un incontro anche su questo e dare indicazioni su queste metodologie. Ma ripeto, soltanto se ci sarà la necessità, se no, altrimenti è bene che voi lo facciate con le vostre forze. Io vi ringrazio. E vi ringrazio della pazienza che stasera avete dimostrato, mi, re, mi raccomando, pensiamo sempre di non avere paura, non abbiate paura perché l'allarme eh, finirà, il picco si sta avvicinando, ma io penso che potremo tornare a pensare che verso Pasqua ci sarà una normalità, quindi c'è ancora un po' di tempo purtroppo però torneremo ad abbracciarci, a vederci, a incontrarci anche di persona, io spero tutti di incontrarvi di persona, appunto, speriamo dopo Pasqua, io un augurio che faccio, non lo dico per via di chiaroveggenza, ma per presentimento, va bene? Io vi ringrazio e grazie a tutti, non abbiate paura, sono io, dice Cristo, arrivederci, eh? ciao a tutti.